Oggi 22 marzo 2017, su richiesta di un carissimo amico cliente dell'Evo 25, vuole vedere il filmato prima della partenza della propria imbarcazione. Adesso vi farò vedere i dettagli di questa stupenda e bellissima imbarcazione, appunto è l'Evo 25. Eccolo qua, adesso lo vediamo di prua. Vedete che la barca è completa di un bellissimo hardtop su richiesta appunto del cliente, finito a dovere. È stato fatto un lavoro veramente eccezionale, appunto perché il cliente è un grande amico, ma non per questo le altre imbarcazioni non sono finite bene, ma appunto sto facendo questo filmato che il cliente in questo momento dovrà essere anche in diretta. Caro amico, guardati la barca e poi mi chiami appena finisce questo video, mi chiami. Guarda che bella. Guardate anche voi, amici concessionari, no? Guardate che bella questo Evo 25, è la barca in questo momento più venduta della mia gamma. Colore totalmente bianco. Adesso vi farò vedere anche l'interno, gli allestimenti che ci sono all'interno, la cabina. Vi farò vedere qualcosa di meraviglioso, in quanto tale imbarcazione è una barca meravigliosa, sia adatta per il diporto sia per la gente che è appassionata anche alla pesca. Vi farò vedere le vasche anche del vivo, la vasca, l'ossigenatore. Non è una barca specifica per la pesca, però ha gli accessori già completi di serie per poter andare a fare pesca d'altura e altri tipi di pesca. In più è una barca stupenda, bellissima per la famiglia, è una barca molto molto anche veloce, ha una carena super performante, come le barche, tutte le barche che faccio io. Carene che non spruzzano acqua, non sono come le altre imitazioni dei concorrenti che spruzzano acqua dappertutto, ma questa viaggia sulla cresta dell'onda e non sotto l'onda. Questo è da precisare, che questa li fa solo Antonio Ranieri, l'originale, non gli altri. Attenti a quello che io sto dicendo e attenti a non confondervi con l'acquisto di un'imbarcazione diversa dalla mia. Adesso state vedendo l'imbarcazione dal profilo esterno. Eccola qua. E adesso quello che vi faccio invece vedere, che è la cosa più bella e meravigliosa, l'imbarcazione. Vedete adesso la carena. Come noterete, non ha il freno a mano come la concorrenza. La carena è bella lineare e scivola sull'acqua in un modo spettacolare. Non ha attriti, non ha, appunto, come lo definisco io e altre persone, non ha il freno a mano come la concorrenza. Capite di chi sto parlando? Ecco, guardate che carena meravigliosa. Ha un V, come vedete, un V molto profondo che comincia da prua e pian piano i gradi diminuiscono fino ad arrivare a poppa. E questa è l'arte mia per costruire le imbarcazioni. Ecco, questa
Ecco, questa è la sigla, la marca, il numero della barca, è scritto appunto Evo 25. Questo è uno stemmino per distinguere all'estero le altre barche e con la bandiera italiana e lo stemma definisce l'alta tecnologia che il sottoscritto usa per le barche. Adesso andiamo ancora avanti. Questa è la tromba, segnalatore acustico. Ecco, vedete, intanto andando ancora avanti, eccoci qua, arrivato al punto importante. Quando acquistate un'imbarcazione, siate sicuri di acquistare un'imbarcazione con questo marchio. E questo è il marchio originale. Non vi fate confondere. Ecco, Ranieri, vedete anche, by Antonio Ranieri. Non vi fate confondere dalla concorrenza. Ecco. Poi sono, come vedete, gli scarichi. La barca è totalmente autovuotante, inaffondabile. Questo invece sono le vasche del vivo. Ecco, adesso questa, vedete, è la vasca del vivo. Questa è la prima. E qua dentro c'è già l'ossigenatore, già di serie. Qua vedete invece l'altra vasca che c'è un lavello come casa vostra. Vedete, ecco, si apre, l'amico mi aiuta ad aprire e si vede il rubinetto. Ecco, andando ancora in giro per far vedere la barca. Questa è la scaletta di risalita. Poi vediamo l'altro gavone. Eccolo qua. Ecco, adesso lo sta aprendo. Questo gavone può essere utile per chi va a pesca, per mantenere e conservare il pesce a temperatura bassa. Chi non va a pesca, questo è una stiva per mettere altre cose. Adesso all'esterno abbiamo finito e adesso ci spostiamo all'interno, marchiata col nome della barca, che è l'Evo 25. Adesso invece la faccio vedere di poppa. Ecco, questa è la barca di poppa con un bellissimo divano. Poi sono i pannelli di rivestimento per l'esterno, roba piccola. Adesso vi faccio vedere invece l'interno della barca, le poltrone e il prendisole bene dall'esterno. Ecco, adesso vedete il prendisole. Guardate quanto è ampio il prendisole, capace ad ospitare 5-6 persone a prendere il sole in un modo molto tranquillo e rilassante. Ecco, adesso invece ci spostiamo, vi faccio vedere le poltrone. Ecco, guardate che belle poltrone. Sono belle aerodinamiche, e poltrone che si sta comodi con poggiaschiena e tutt'altro. Adesso invece vi faccio vedere la barca dall'interno. Ecco, ammirate adesso l'ampiezza dell'interno. La barca, sempre levo, ecco l'interno, questo è l'interno. Ecco, adesso invece state per vedere il bagno chiuso, cioè il bagno separato. Ecco, questo è una cosa di
barche di queste dimensioni non è facile farlo, però è bello, bello. Adesso invece vedete l'interno della cabina fatta in un modo molto lussuosa. Ecco, all'interno mo vedrete il frigo, vedete uno sportello in tech che serve per stivare quello che si vuole. Ecco, guardate, il bambino. Come vedete una barca di 7,50 m, l'ampiezza di una barca superiore di misure, perché è sviluppata molto molto bene. Guardate la tappezzeria, l'eleganza e i colori della tappezzeria. Ma pian piano vi faccio vedere anche dalla ecco adesso stiamo vedendo il prendisole, poi vediamo l'ingresso della cabina. Ecco come si apre la porta con questa, si vede anche si apre di nuovo la porta, apriamo di nuovo la porta e questo, ecco come si apre il portello per entrare in cabina. Ecco adesso con questa videata vedete anche tutta la barca all'interno. Ecco, vedete che bella ampia, vedete anche se sono le luci accese, vedete anche le due belle poltrone, guardate che meraviglia di poltrone. Ogni pezzo è marchiato, ogni pezzo è esclusivo, prodotto per la mia imbarcazione. Anche la tappezzeria, come vedete, è prodotta in azienda. La maggior parte dei componenti sono prodotti in azienda. Ecco, adesso con questo mi pare che ho spiegato bene tutta la il filmato che vi ho fatto vedere. Vedete bene sia la tipologia di costruzione che già nei video scorsi vi ho fatto vedere, sia l'interno della barca e le rifiniture della stessa. E con questo al momento non c'è altro da aggiungere per questa barca. Intanto ammirate la catena di montaggio, il mitico ormai Mito 500, che stiamo preparando una serie di imbarcazioni rosse per determinati scopi che vi ho già riferito nella scorsa videata. Ecco un altro imbarcazione, sempre il Mito 500, che si sta preparando per la imbarcazione. Eccolo qua, e questa è solo la carena che vi ho già spiegato più volte come è composta. Comunque la rivedete di nuovo, questa è già una carena finita, pronta per l'assemblaggio, e vedete appunto già i rinforzi della coperta. Questa è la stiamo preparando affinché la barca viene super lucida. Ecco l'operatore che sta lucidando. Vedete la preparazione e l'attenzione? Ecco, l'attenzione che mettiamo appunto per far sì che il prodotto ragnire. Cari amici e cari clienti, questo.